Devo dire che questa sera vedo una assemblea un pochettino più innervata oggi, però in effetti forse il titolo che è stato dato è azzeccato. Se il tributo non è servito diventa un pizzo, non lo so, carabinieri, forse sentirà la penna, così è un titolo giornalistico inventato da Paolo Rubino, che così è diventato anche un titolista, come se con questi facciamo. Va bene, il problema lo conoscete tutti, è quello che non riesco mai io, cioè anche questo deve girare, non lo facciamo. Allora, dicevo, il problema del 630 lo conosciamo, è utile che venga riassunto. In effetti è in sé una ingiustizia, è un pagamento che non è dovuto, che non è tempo e che non trova come corrispondenza appunto il fornimento, la fornitura d'acqua di volta in volta. Però il consorzio Stornare e Tara non ha soltanto questi deficit, ne ha molti altri, compresi il principale dei quali è che quando dà l'acqua, per esempio in un'estate torbida come quella appena passata, la dà ogni 10 giorni, cioè nel tempo sufficiente in cui la pianta per il troppo caldo sarà morta. E quindi anche questo è un discorso magari da affrontare. Allora entriamo subito nel tema e passo la parola per una panoramica a Pietro Ricci, che così conosce da lì dentro i problemi sia nel loro insieme sia anche a ciascuno di voi. Prego Pietro. Mi alzo in piedi così mi vedono meglio, perché molti da dietro non riescono a vedermi. Buonasera a tutti. Questa serata sono stati invitati tutti i sindaci, gli amministratori, i consiglieri regionali, c'è presente un consigliere regionale, quindi fa piacere di essere presente, e sono stati tutti invitati. Allora, iniziamo dal primo punto riguardante le bollette 630. Queste bollette, va precisato, io inizio subito dicendo all'inizio, non vanno pagate ma vanno annullate, perché noi non abbiamo avuto nessun servizio. Questo è un punto chiaro che va messo all'inizio della discussione subito. Grazie. Per quanto riguarda questa bolletta che va girando da 2-3 anni, che mi sembra che gira sempre la stessa, è riferita all'anno 2013, perché nel 2014 c'è stato dato l'avviso bonario, e noi l'anno scorso, nelle prime due assemblee pubbliche che avevamo fatto, l'avevamo chiesto di annullarla perché non c'era stato nessun servizio. Quest'anno l'abbiamo fatto il 1 agosto e l'11 agosto a Massafra, chiedendo la stessa situazione. Io speravo che in quei giorni ci fosse stata una risposta un po' più, diciamo, più dolce. Ma la risposta che ci è stata data, non ci è stata data una risposta, ma ci è stata data sui giornali. Le notizie andavano sui giornali. E la prima notizia che riporto è quella riguardante il 4 agosto, dopo il 1 agosto che noi facemmo l'assemblea a Palagiano, a San Roma, il 4 agosto è uscita la prima dichiarazione, poi l'8 agosto, in cui Fabio Amato, presidente della commissione bilancio, dichiara: i consorzi scatta l'obbligo di restituire 131 milioni. Io vorrei capire come i consorzi potranno restituire quei soldi, perché lui stesso lo dice, sono alla canna del gas, come potranno restituire? Vorrei capire questi debiti, chi li deve pagare? Andiamo avanti. L'11 agosto facciamo a Massafra la seconda assemblea pubblica, sì, forse qualche adesso, dopo dati quello che abbiamo fatto l'11, ci daranno un'altra risposta, tutt'altro.
se ne sono andati in ferie tutti quanti tranquilli, rientrano a settembre. Il commissario dichiara: bisogna pagare le bollette. Per un semplice motivo: il commissario straordinario Giuseppe Stanco ha messo nero su bianco che tengano i tributi, vanno pagati perché sono legittimi. E calca la mano, diciamo, preme di più, dicendo: questa è una delle ipotesi, ma non è l'unica. Eppure Stanco è stato assertivo, l'imposizione del contributo di bonifica è legittimo e fondato, normative statali e regionali, il regolamento riportato negli avvisi di pagamento, e scaturisce dal piano di classifica del successivo piano di riparto approvato. Io dall'anno scorso ve lo andavo sempre dicendo, il punto principale è il piano di classifica, quel maledetto piano di classifica che hanno approvato nel 2012, dove lì, io non voglio fare nome perché dici sono quello, io sparo a zero, le associazioni di categoria, qualcuno ha votato contro, hanno approvato quel piano di classifica. Noi ci troviamo con un bel vestito secondo loro, ma come dobbiamo mettere le rappezze? Perché dobbiamo annullarlo, perché quelli devono dimostrare di aver fatto le opere. Perché io la rabbia mia, qui c'è stato il piano di classifica, in questi documenti, ma se lo sono letti, se lo sono controllati, se lo sono rivisti, quello che loro approvavano. Andiamo avanti. Anzi, vorrei aprire un punto. A quanto pare dalla stampa ed è confermato che il commissario si è dimesso. Era quindi in transizione, diciamo, fino a che la regione prende. Era ora, mutate, si divertesse. Passiamo all'altro punto, entriamo nel dettaglio. Noi l'anno scorso, il 18 luglio per la precisione, dopo aver fatto le due assemblee, il 18 luglio, con i funzionari del consorzio, e con noi, abbiamo girato tutto il territorio, e di cui la zona di Fiume Largo, in corrispondenza del ponte provinciale, SP12, i canali dominanti Conca d'Oro nord e sud e il canale di Marziotta. E loro, siccome io, qui c'è un documento ufficiale, e mo mi devono spiegare queste cose, là ci hanno letto loro il consorzio, hanno firmato loro i funzionari, che dichiarano che negli anni addietro non hanno potuto fare manutenzione perché non avevano soldi. Cioè si vedeva tutti i soldi. Vabbè, stava un altro peggio di lui. Quindi, se non hanno fatto opere, perché tu mi mandi le cartelle? Mi devi dimostrare di aver fatto le opere. Lo dichiarano loro. E che volete? Che dobbiamo andare nei tribunali? Là, attenzione, vi farete male, perché il punto non sarà solo annullare le carte, vi chiederemo i danni, perché in questi anni, essendo che voi non avete fatto pulizia dei canali, noi abbiamo avuto danni alle colture, allagati i terreni che non hanno potuto più produrre, quindi sarete voi a pagare. Quindi la regione ci deve pensare due volte prima di spingere a chiedere questo tributo. Vorrei dire un'altra cosa molto principale e importante. Siccome mi sono visto un po' di sentenze che sono uscite nella nostra provincia, però una ha fatto effetto di più, quella uscita in Toscana, dalla regione toscana tributaria, dove lì gli agricoltori hanno fatto ricorso in tribunale per annullamento delle cartelle e il giudice ha riconosciuto l'abbattimento dicendo non va pagato perché non hai dato un servizio nel concreto, quindi va annullato, ma ha dato una specificazione ben precisa confronto a altre sentenze che sono uscite.
dichiarando una cosa ben precisa. Attenzione, caro consorzio, le cartelle sono annuali. Non ti pensare che tu fai la pulizia oggi e pretendi dal tuo socio del consorzio di pagare, ma l'anno dopo devi tenere sempre in pulizia, perché quello può richiedere di non pagare. Quindi queste cartelle vanno completamente annullate. Ma io vorrei aprire un punto. Siccome che qua ci dicono che noi siamo quelli che non vogliono pagare, vogliamo distruggere il consorzio, vogliamo fare così, no, attenzione, noi il consorzio voglio che rimanga in piedi, perché è una struttura vostra, attenzione, è una struttura degli agricoltori, è una struttura creata nel sistema che doveva servire con l'acqua e più la luce. Vorrei spiegare un punto. In questi anni loro hanno creato più danni che bene. Uno di questi, che ve ne ho parlato qualche altra volta, l'invaso del papagallo. Vorrei dire quattro cose assurde di spreco di soldi che loro hanno sbagliato a fare. Il papagallo, 24 anni per farlo, 262 milioni di spesa, e poi si sono scordati che lì mancava l'acqua. Si sono accorti ma non c'è l'acqua, però abbiamo speso i soldi pubblici, 262 milioni. Poi le vasche di accumulo sul sinistro Bravo del San Giuliano negli anni 80, bisogna andare a vedere in che condizioni lì si sono stati soldi spesi e sono in abbandono totale. La zona di Palagiano, via Macello, quella parte più o meno quella zona, il Sinivis ha fatto le condotte per dare l'acqua agli agricoltori, mai mandato una goccia d'acqua, però pretende di essere pagato dagli agricoltori. E l'ultima, tramite il consorzio di terra da Puglia, una diga nel suo territorio chiamata Saglioccia, vicino Altamura, lavori iniziati nel 74, finiti nel 93, collaudati nel 2000. Si sono scordati di fare la rete idrica e metterla in funzione, e per tenerla in manutenzione ci vogliono 200.000 euro all'anno. La regione queste di sa queste cose o fa finta di non vederle. Poi ci chiedono a noi di pagare un tributo, ma loro sanno in che condizione le imprese agricole sono? Io vorrei dire, un agricoltore l'altro giorno, parlando con me, caro consigliere, ha detto: io ho fatto 100 quintali di uva Vittoria, non l'ho potuta vendere e l'ho portata all'estrazione dei succhi. Ha avuto la fortuna che me l'hanno tagliata loro, 10 centesimi me l'hanno pagata. 100 quintali, ho preso 1000 euro, mi ha fatto i conti, tutti dimostrabili, devo pagare 400 euro di acqua al consorzio, 200 euro di bonifica, 200 euro di IVA. Poi ho i prodotti, come li ho presi, li devo dare ancora. Io vado a mangiare a casa di chi? Il presidente Emiliano a me questa spiegazione me la deve dare, con chi io devo andare a rispondere, con chi devo avere il prodotto? E vorrei concludere, perché io non mi voglio allungare tecnicamente, sennò qua farei la serata per dirvi quante cose ci sono da dire, onestamente. Il tributo 630, diffidiamo di emettere le cartelle, perché senza, come vedete sul manifesto, noi l'abbiamo scritto e come ha detto Michele, è come chiedere il pizzo a qualcuno, scusate. Tu non fai niente e pretendi qualcosa. Dimostrate di aver fatto qualche cosa e poi ci dobbiamo sedere a un tavolo per vedere quanto è da pagare. Perché è un'applicazione in quel piano di classifica. È sbagliato. È sbagliato. Perché quelle applicazioni hanno approvato. Variano da agricoltori a agricoltori. In Toscana, Rossi ha fatto una cosa giusta. Ha fatto la riforma dei consorzi, 23 euro a testa. Stop. Tanto dovete pagare, non dovete pagare una lira in più di tutto.
anzi aumenterò di chi pagherà, ti spasserò ancora la quota. E incassa 70 milioni di euro l'anno. Sono due regioni che si sono messi subito a fare qualche cosa. Quindi il punto è questo. Io vorrei concludere, grazie. Anche perché tutto il consorzio è andato anche chissà quanto tempo, abbiamo notizie negative, oltre ai danni nell'agricoltura. Passo subito la parola, così per anche una sua lettura e interpretazione, a un amministratore del posto, al vice sindaco di Palagiano, che è come anche padrone di casa, Gennaro Gisonna. Quando chiama il tavolo verde e chiamano gli agricoltori bisogna muoversi, perché come ho detto in un'altra occasione viviamo tutti quanti di agricoltura. Il problema del, ovviamente vi giungono i saluti del sindaco che è impegnato nella sua attività professionale in ospedale, ci teneva tanto a venire, e vi giungono anche i saluti dell'amministrazione a tutti, ma a tutti qua i presenti saluti di tutta la cittadinanza di Palagiano, che in vicina sente questi problemi, perché qua si vive di agricoltura essenzialmente. Il problema del tributo 630 è un problema veramente che ha quasi del paradossale. Ai consorziati, cioè agli agricoltori, si chiede di pagare per un servizio che il consorzio deve rendere agli stessi consorziati. Ma se il servizio non viene reso, perché si chiedono questi soldi? Allora mi chiedo, la domanda però sorge spontanea, non parlo da tecnico, ma parlo da comune cittadino. Ma se non serve questa struttura, questa organizzazione all'agricoltura, cioè agli stessi consorziati, a chi serve? Ha un senso tenere in piedi degli enti che alla fine sono inutili per lo scopo per cui sono stati creati? Non so, veramente è una risposta che sicuramente nasce, anche una risposta spontanea, non è, tutti la pensiamo, servirà qualcos'altro, ma sicuramente non serve agli agricoltori per come sta funzionando. Non si può chiedere di pagare un tributo, 630, poi ci sono tante altre diavolerie, 750, sono tutti numeri, ma sono numeri a lotto. Ci si chiede di pagare un contributo per un servizio non è stato reso, non sarà mai reso, e pare che non sia nemmeno in condizione di renderlo in futuro per come sono strutturati e organizzati. Per cui ben vengono queste iniziative per predisporre una diffida preventiva a chi si metterà in moto per chiedere questi soldi, e sono sicuro che stasera la risposta sarà sicuramente, verrà forte da questa assemblea, che vedo abbastanza numerosa e compatta, per cercare di risolvere questo annoso problema. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il vice sindaco. E allora la domanda che gli ha posto, a chi serve se non serve agli agricoltori questo consorzio, esiste? Dice sindaco, esiste una risposta che viene da un proverbio di Siracusa fatto proprio da Moro. E diceva, l'acquedotto di Siracusa, come l'acquedotto pugliese, non serve a dar da bere, ma a dar da mangiare a quelli che lo gestiscono. Il consorzio appartiene, è una sottospecie. E mo dice giustamente il consigliere Turco, oltre alla sede abbiamo anche la fame. Passiamo a parte, diciamo così, queste battute, che non sono tanto battute, perché se le diceva Moro che era una persona seria, vuol dire che era una cosa grave già allora, figuriamoci mo, che le cose sono andate sempre di male in peggio. Passo la parola al dottor Giuseppe Spina, che è un commercialista e che quindi conosce bene anche, diciamo, gli riscontri, i risultati economici di questi problemi. Prego. Grazie e buonasera a tutti. L'anno scorso, nei primi giorni di giugno, sono cominciate ad arrivare queste benedette
avvisi di pagamento. Alcuni clienti si sono rivolti, come si dovevano rivolgere, per dire: dottore, ma che cos'è? Per quale motivo? E quindi un grande allarme da parte loro. E ho cominciato un po' a leggere un po' di carte, a vedere un po' il problema. E sono arrivato a una conclusione. Sono andato a sbucciare la legge 4 del 2012, questa legge regionale, che ha disciplinato le attività di bonifica dei consorzi. L'articolo 17, primo comma, afferma che i proprietari situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico sono obbligati al pagamento del tributo di bonifica, codice 603. Ripeto, un beneficio diretto e specifico, lo dice la legge regionale. Bene, quanti di voi hanno avuto un beneficio negli ultimi 15 anni a seguito dei lavori di ristrutturazione o di bonifica da parte dello stornare in Tara? Zero. Abbiamo avuto negli ultimi anni solamente danni, così come ha ricordato il Presidente Piero, e quindi io sono costretto, mio malgrado, però siccome stiamo in uno stato democratico, ognuno si deve difendere con le armi che lo Stato ci ha messo nelle mani, cioè la legge. La legge dice quindi tutti coloro che hanno avuto un beneficio diretto e specifico sono obbligati a pagare, ed è giusto che sia così, ma se non è così niente c'è il dovuto. Non sto parlando solamente dei proprietari di terreni, stiamo parlando anche di immobili urbani e anche extraurbani. Che significa? Significa che le nostre abitazioni, io sono di Massafra, chi non mi conosce, beh, siamo obbligati a pagare il contributo 630, anche se con piccole somme che arrivano alle 20 euro, alle 15 euro e così via. Attenzione, chi non ha ricevuto per la propria abitazione il tributo 630 non è che non è obbligato a pagare. Nella legge hanno messo un minimo, è possibile richiedere se il contributo suo supera 12 euro. Se non lo supera per quell'anno, sarà accumulato l'anno successivo. Questo è un trucco, è un trucco. Quando invece da sempre, lo Stato italiano, tutte le somme al di sotto di 12 euro, e il mio collega vice sindaco conosce molto meglio di me, non è dovuto. Quindi, se l'amministrazione comunale di Palagiano, di Massaro, di Monto deve richiedere una tassa di rifiuti di 10 euro, oppure deve pagare l'IMU, l'ICI o così, non è dovuto. Guarda caso invece l'ente di Rostornaretta invece chiede per il primo anno, non ti è dovuto, però l'anno successivo 12 prendono 24. Il conto mio cuore è quello di andare a trovare tutte le norme che ci dicono che non dobbiamo pagare. Queste norme quali sono? Non lo dico io, lo dicono una miriade di sentenze di Cassazione, cioè è l'organo ultimo a cui un cittadino può rivolgersi per avere ragione su una vertenza. Benissimo, tantissime sentenze di Cassazione, poi riprese da varie commissioni tributarie provinciali e regionali, che hanno sancito ancora questa cosa. Cioè hanno sancito la consolidata giurisprudenza che l'obbligo della contribuzione non sorge solo ed esclusivamente in rapporto al vantaggio che un fondo ha genericamente. Varie sono le sentenze.
che possa attrarre quel determinato fondo, ma solo in funzione di un incremento di valore che l'immobile deve essere diretto, specifico, immediato. Bene, da 15 anni questi lavori di manutenzione, e quindi bisogna andare caso per caso per dimostrare, e lo dice anche la legge regionale, anno per anno, nel momento in cui viene o è stato approvato il piano di classifica, occorreva verificare caso per caso se quel determinato immobile, parlo in questo caso dei terreni, hanno avuto a seguito dei lavori di manutenzione, hanno avuto questo beneficio. Sono mica perché poi se la politica non prenderà cuore questa cosa e non annullerà queste cose, non sospenderà, così che annullare, perché se voi andate a vedere, molti di voi sulle cartelle SOGET ancora ricevono dopo ogni periodicamente una dicitura: la signoria vostra è debitore nei confronti della somma di 100 euro contributo dello stornare e dare contro le risorse di bonifica. Poi tra virgolette c'è un asterisco a fianco: sospesa, significa che in qualsiasi momento possono richiedere, non la SOGET, perché la SOGET riscuote solamente, ma il consorzio può richiedere il 2004, se vi ricordate, e a seguito di questo del 2004, ho già l'altra sera che ci siamo visti con il tavolo insieme all'avvocato, l'avvocato aveva delle sue sentenze, io ho portato altre sentenze anche personalmente, così via. Già nel 2005 la commissione tributaria di Taranto ha annullato delle cartelle di un agricoltore del nostro territorio, ha chiesto la perizia ed è stato costretto il consorzio a pagare anche la perizia fatta da un tecnico. Bene, se arrivano le cartelle esattoriali, ma anche con l'avviso di pagamento bonario, facciamo centinaia di ricorsi, beh, io chiederò una perizia d'ufficio. A costo di chi? A spese di chi? Del consorzio. Ma il consorzio chi è? Siamo noi, quindi ognuno di noi poi potrà eventualmente anche partecipare a queste spese. Avremo il tempo poi per decidere il da farsi. Quindi dicevo, questo beneficio deve essere diretto, specifico, immediato, non a capo, come si dice in dialetto, che le opere di bonifico hanno causato con la manutenzione, però questo lo dice l'articolo 18 della legge numero 4. Ancora, dicevo l'altra sera all'avvocato, e ci siamo trovati perché è il nostro mestiere, mentre prima c'era una giurisprudenza che diceva che la prova del miglioramento a seguito dei lavori di manutenzione spettava al contribuente, varie sentenze hanno capovolto questo principio. È il consorzio che deve dimostrare che quel mio fondo, non i fondi, no, quel mio fondo ha avuto un miglioramento, intendo dire una rivalutazione del incremento di valore, quindi dal punto di vista diretto, specifico e immediato. Il presidente Piero ricordava il 18 luglio del 2014, funzionari e dirigenti e tecnici, con la collaborazione del tavolo verde, con un gruppo di imprenditori, hanno fatto un giro nel nostro territorio occidentale per vedere se effettivamente il consorzio avesse fatto dei lavori di migliore. Gli stessi funzionari, il presidente vi ha fatto vedere una nota firmata, dove hanno dichiarato che nel territorio di Massara, Palagiano, Mottola e così via, questi lavori sono anni, non hanno specificato che sono 15-20 anni, da molti anni non vengono fatte manutenzioni, pertanto lavori di bonifica non sono stati fatti, per colpa, dicono in modo generico, perché non avevano fondi. E a che titolo quindi chiedono?
chiedere questo, lo dicono il comitato Tavolo Verde, non lo dico io perché io devo fare la parte diciamo giuridica, quindi non mi permetto di dire che quella richiesta senza un servizio diventa un punto. E quindi si chiede perché, per quale motivo si chiede agli agricoltori che deve essere obbligato a pagare un servizio mai effettuato. Ancora il presidente, perché di questa cosa ne abbiamo parlato, e l'amico Luigi Cito l'altra sera mi chiedeva: Peppe, ma noi possiamo chiedere, lui parlava del cosiddetto 630 facendo una class action. L'ho detto e lo ripeto, su 630 non è possibile fare una, diciamo, una denuncia tra virgolette collettiva italiana, ma è possibile richiedere danni per la perdita del prodotto che negli anni abbiamo avuto, la perdita del prodotto a causa dell'alluvione. Fiscale questa informazione. Quindi dicevo, non è possibile fare una class session o una denuncia collettiva, ma è possibile chiedere il risarcimento dei danni per prodotto perso a causa della mancata manutenzione, perché l'alluvione mi ha allagato il terreno e pertanto ho perso per quel determinato anno il prodotto, ma non l'ho perso solamente per quel determinato anno, anche strutturalmente, perché se mi è stato abbattuto un vigneto, io per portare a produzione un vigneto, io non sono un tecnico, anche se sono un perito agrario, ma credo che ci vogliono almeno 4-5 anni per portare a produzione. Se è stato, cosa dicasi per un argomento, se viene perso il prodotto sicuramente, e quindi è possibile chiedere i danni. Bene, e concludo. Se la regione attraverso il consorzio Stornare e Dare continua a chiedere questo tributo non dovuto per i motivi di cui abbiamo detto prima, no? Perché così come diceva prima il presidente, noi l'agricoltore non vuol pagare, assolutamente no, anzi se il consorzio Stornare e Dare fosse uguale al consorzio del Tavoliere delle Puglie, dove anzi gli stessi agricoltori vogliono che il consorzio ci sia, ma perché? Perché funziona ed è ben felice di pagare il tributo se tutto funziona. Beh, nel nostro territorio penso e credo che questa cosa non è mai esistita. Quindi dicevo, se la regione attraverso il consorzio non si ravvede, beh, io dico che la popolazione può, io dico in questo caso è interessato, gli agricoltori e perché no anche i proprietari di casa possono chiedere i danni, perché che hanno avuto negli anni, e qua poi non sono somme di poco conto, sono somme molto molto grosse che qualche tuo pagherà. Io vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma mi correva dare questa informazione. Grazie. Adesso diciamo una notizia di servizio, adesso diamo la parola all'avvocato Antonicelli, poi apriamo il dibattito se qualcuno di voi vuole intervenire, così si raccolga le idee, e poi concluderanno il consigliere regionale e l'onorevole Rubino. All'avvocato io voglio fare una domanda da semiprofano, cioè se il tributo 630 viene invocato per una bocchetta del consorzio della rete idrica che sta nel mio potere e però non mi sente, non mi dà il servizio che mi dovrebbe dare, potrei chiedere la servitù, cioè che a quel punto è il consorzio che paga a me perché passa, occupa un pezzettino del mio terreno, poi l'avvocato è consorzio, non lo so
cos'è, quando si chiama inna, è impertinente questa inna, impertinente. Va bene, e poi adesso l'avvocato ci spiegherà gli aspetti giuridici e anche le fatiche ai tribunali. Questa domanda che vi facevo Michele mi riservo di rispondere per ultimo. Intanto forse è opportuno che questa sera questa assemblea chiarisca questo concetto, che gli agricoltori non sono evasori fiscali. Perché qualcuno può, come dire, malinterpretare queste iniziative. Mai. E quindi non vogliono pagare il tributo 630. Ogni occasione è buona per, no? Evadere. È opportuno che anche la stampa chiarisca questo concetto, perché domani la stampa non venga fuori, no? Questa cosa che c'è un rifiuto, come dire, a contribuire come cittadini a dei doveri che lo Stato, in questo caso la regione, quindi il consorzio, ci impone. La cosa non sta in questi termini. E io mi sento di interpretare non solo il pensiero di chi sta dietro questa scrivania, ma il vostro pensiero, perché vi conosco tutti, operiamo con voi, sappiamo come la pensate. Allora, io non voglio fare una storia del consorzio, non voglio fare una storia parentale, voglio soltanto esprimere in maniera schematica alcuni concetti, anche perché dobbiamo, come dire, stringere e non annoiarvi. Noi stasera stiamo affrontando, nello specifico, il tema del 630. Cos'è il 630? È stato abbastanza chiarito. Il 630 è il tributo, la tassa che la regione, il consorzio di bonifica, impone, va bene, per, dice il professore, per opere di bonifica, perché questo è il consorzio, per opere di bonifica che si presume il consorzio abbia fatto. E a questo primo concetto se ne unisce un altro che è stato chiarito dal commercialista, cioè non è sufficiente che venga fatta un'opera, un canale. Quello che si richiede è che dal canale che venga fatto il fondo riceva un beneficio. Cos'è il beneficio? Un incremento di valore dell'immobile. Cioè se l'immobile senza di quel canale, senza di quelle opere vale 100, con il canale mi deve valere 110-120, tradotto in soldoni. Se questa, come dire, equazione non si verifica, allora il tributo non è dovuto, punto. E però guardate, se fosse così semplice, la questione l'avremmo già risolta. Poi si vanno ad innescare una serie, no, di cavilli, di questioni difficili, no, che ci vogliono imporre, e per cui l'agricoltore cittadino spanta. I piani di classifica, cosa sono i piani di classifica? Perché tutto qui è qui. Allora, il piano di classifica dovrebbe essere, nella sostanza, in concreto, uno strumento, come dire, di garanzia per tutti, intanto per chi esige il tributo e per l'agricoltore che riceve il servizio. Dovrebbe, perché poi al piano di classifico, al piano di riparto, è legato il tributo e l'entità del tributo. Tant'è che purtroppo, ecco, si sta purtroppo avanzando adesso un pensiero della Cassazione che preoccupa un pochino. Cioè si è detto che il fondo di Antonio, che rientra nel perimetro dei contributi,
conseguenza di un piano di classifica regolarmente approvato per il semplice fatto che il terreno sta all'interno del perimetro, io devo pagare il tributo. Altrimenti sono io, cioè Antonio, che deve dimostrare che benché rientra all'interno del perimetro, il suo fondo non riceve beneficio. Cioè c'è l'inversione della prova. Questa è una cosa che in effetti non depone perché si fa gravare, si torna a far gravare purtroppo sul contribuente un onere che in effetti dovrebbe dare chi pretende il pagamento del tributo. Però c'è questo pensiero dei giudici di Cassazione che dobbiamo cercare di superare. Di superare. E cioè, va bene, voi dite che siamo noi che dobbiamo fare la prova, noi non ci tiriamo indietro. Non ci tiriamo indietro. Intanto, per quanto riguarda il tributo del 2004, quello che ci stiamo chiedendo, poi qualora non posso vediamo se ce lo chiederanno ancora. Ma per quanto riguarda il tributo del 2004, il tavolo verde è riuscito, attraverso come dire, questa azione costante che fa nell'interesse degli agricoltori, è riuscito a portare sul posto i responsabili del consorzio e a far constatare per iscritto, c'è un verbale. Un verbale che si scrive il consigliere, firmato da D'Andria e dei tecnici del consorzio, che riconoscono che per il 2004, scusatemi, un verbale, quindi loro riconoscono che nel 2004 non sono state fatte opere di bonifica. Va bene? Quindi almeno per quest'anno, siamo coperti. Cioè il consorzio non può esigere, ma per avere quella firma poi, perché prima no, hanno constatato, hanno verificato, hanno scritto, hanno ringraziato il tavolo verde perché addirittura dicevano di non sapere ignorare. Cioè, è il paradosso, i tecnici del consorzio che ringraziano il tavolo verde per aver, come dire, per averli aiutati a verificare, quindi a riscontrare no, sul territorio le opere non fatte. Però poi no, mandano il documento non firmato. Poi hanno dovuto firmarlo, quindi c'è un riconoscimento diretto. Quindi, almeno da questo punto di vista, questo tributo quest'anno non va pagato. Ovviamente adesso seguiranno l'invito al giovane, al benefile, e dobbiamo vedere questi anche poi il nome. Come no, i politici i passi da fare politica politicamente. Però ecco la cosa che io come dire come tecnico e anche come vostro collaboratore è che su questa questione così come per il tributo 750 perché le questioni sono identiche. Cioè io voglio dirvi stasera, senza prima di essere smentito, ed è bene che si scriva sulla stampa, che il consorzio di bonifica fino ad oggi, nel 750, va bene, ha preteso, si è pagato un tributo in base a un piano di classifica, la legge 8 del 2005, l'articolo 2, che ha riconosciuto i piani di classifica non validi, quelli vecchi. E il consorzio di bonifica ha continuato e continua, è stato avendo l'ultimo anno, nel 2012-2013, il tributo 750, applicando un piano di classifica dichiarato inefficace dai tribunali amministrativi, tanti lecce per la vicenda, no? Uccendo i Foggi, e la legge regionale, la legge della regione Puglia, che ha ritenuto, ha dichiarato quei piani nulli, inefficaci, ebbene, signori, il consorzio di bonifica ha continuato a fare applicazione di quei piani in maniera illecita, Beh, molti di voi hanno fatto ricorso e devo dirvi che tutti i ricorsi che abbiamo fatto, importante qualcuno, qualche commissario, qualche donna, perché addirittura si permise l'udienza a dire, un po' panice,
con 150 euro pagassero, lo zittì in maniera violenta, violenta, e si ripeta quello che ha detto. Andai a parlare col presidente di questa cosa che non si deve ripetere più, che significa 150 euro, pagassero, paga tanto, 150 euro, 150 euro pagassero. Si è uniformato su questa questione, tant'è che stiamo annullando un po' tutte le cartelle, vedo per quanto riguarda il 750. Quindi le cose viaggiano insieme, perché dico questa altra cosa, qui non voglio togliere il tempo, perché quei piani classifica che ancora hanno applicato, e che il nuovo, guardate, è identico al vecchio, è identico al vecchio, perché non si differenzia per nulla, perché no, voi troverete sul nuovo piano di classifica di riparto le stesse carte che furono utilizzate per il piano di classifica che fu adottato nel 2004, che è stato ritenuto illegittimo, quindi lo stesso piano. E quindi quei piani, perché la regione nel 2000 disse che andavano rifatti? Perché in quei piani c'era di tutto, cioè nel piano economico addirittura inserivano voci, cioè anziché far pagare soltanto il tributo per la manutenzione si mettevano le spese, si facevano confluire anche le spese di rappresentanza, le spese inutili. Vi farò leggere una relazione che accompagnava quella decisione della regione che obbligava a rifare i piani, dove la regione disse dovete rifare i piani dovete eliminare tutte le spese inutili, cioè le spese per andare a Roma, no, a passeggio, non vanno incluse nella determinazione del tributo, ma vanno tenute fuori. Invece, purtroppo, siccome rifecero il piano come era il precedente, quelle spese, no, che bisognava escludere, ce le siamo ritrovate di nuovo dentro. Allora, per concludere, quindi il messaggio che deve passare è che comunque noi siamo, come dire, consorziati e vogliamo contribuire alla sociale dei consorzi, perché tutti i consorziati devono contribuire, devono farsi carico, e però i doveri devono anche rispondere ai diritti. Cioè se voi mi chiedete un onere, mi dovete dare un diritto, mi dovete dare un corrispettivo, in questo caso è l'incremento di valore dei fondi, cosa che in effetti non esiste da nessuna parte. Allora, cominciassero a fare le opere, cominciassero ad andare a fare le opere in modo che i fondi ne abbiano un incremento, dopodiché una volta che hanno fatto le opere e quindi hanno fatto la manutenzione dei canali, hanno fatto il loro dovere, però se si pretende che bisogna, sapete quante volte abbiamo chiesto al consorzio di portare il bilancio, cioè quando su 750, perché 630 ancora non, quante volte abbiamo chiesto al consorzio, tu ci chiedi queste somme, dimostri intanto che hai fatto la manutenzione, dimostri che cosa hai speso e dimmi come hai ripartito le spese. Assolutamente, silenzio assoluto, silenzio assoluto. Quindi io non voglio andare oltre, questo è quello che voglio dirvi, la cosa che voglio utilizzare, non pagare non per capricci, pagare per il servizio, non lo so. Abbiamo mille ragioni per opporre al consorzio, eventualmente anche alla regione di Emiliano, le nostre ragioni per dimostrare perché. Grazie. Avevi chiesto di farlo Michele? No, ti dobbiamo venire qua o porti il microfono. Allora, ha chiesto di parlare Michele Pacciano, che è un giornalista. Io diciamo conosco il Toro Verde da quando è stato fondato,
moderne vicende, eccetera. È acceso? Quello che volevo chiedere è questo, sostanzialmente. Quanti agricoltori nella provincia di Taranto sono interessati dal pagamento del 630? E che cosa comporta per ogni agricoltore pagare il 630? A fronte di un servizio che non viene erogato. Ricci, qualche altro intervento, qualche altra domanda, così comuniamo. Bene, Franco Severano, veloce, veloce. Buonasera. No, io, visto che stavo in consigliere regionale, prima di tutto voglio ringraziare il Tavolello per averci invitato a lui come comitato, in quanto io rappresento il comitato, siamo dalla giornata incontrata, l'abbiamo fatto per dare luce soprattutto a chi sta in campagna, gli agricoltori, che ha una serie di problemi, che tutti sappiamo, i problemi dell'agricoltura. Io mi chiedo se stanno spendendo dei soldi per una parte che è stato dato, per il fiume Lato, stanno pulendo dalla 106 fino al ponte della PS14 che scende da Palagianello, che comunica con la 106. Stanno pulendo quel tratto dalla 106 andando vicino a questo ponte, che non si può andare, che è bloccato già dal 2030. Allora mi chiedo, un altro appalto che ci è stato dato dal ponte delle ferrovie fino sotto all'ospedale La Gravina a nord, un altro, non so, ci torna a 500.000 euro. Mi chiedo, ma come mai invece di fare tutto questo non pensano a riparare il fiume? Il fiume! Perché non si ripara? Ma perché? Sono quasi 15 anni che i terreni sono stati abbandonati, ci sono i beni di famiglia dove mio padre ha sudato sangue e sudore in quei terreni, e poi l'ha dato ai figli, ha piantato tendone dal 2003, i tendoni sono stati abbandonati, che Michele e Benissimo sanno bene e forse tanti altri di voi sanno bene. Dico, ma come mai? Ma dove sta il marcio? Lo vogliamo capire noi, questo lo vogliamo capire. È incredibile, ma come mai io vado a mettere 10 euro di gasolio alla macchina, 7 euro sono nello Stato, 3 euro devo camminare, produco la produzione, vado all'Ipercop, trovo un chilo di uva sabato, 180 centesimi, ma fatemi capire, ma stiamo giocando con l'agricoltura, ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Quando succede qualcosa all'industria, tutto il mondo si mette in ribellione. Per la campagna, per gli agricoltori, siamo abbandonati. Eppure penso che noi ci facciamo sentire con tanto di educazione, con tanto di rispetto. Dico, ma è mai possibile questo fatto? Io qua mi ribello, nel modo più assoluto. Grazie. Buonasera, sono Nicola Antonancini Malangiano. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna. Sono stato eletto una volta al consorzio di bonifica. Poi ho fatto 4 sedute. In quelle 4 sedute ho visto il marcio che camminava e con tanti consiglieri di Malangiano, che non voglio fare nomi, poi mi sono fuori perché avevo cominciato a dare un po' di fastidio e lasciare il consorzio. Io dico solo una cosa, Palagiano è una conca, ci hanno fatto tutti gli impianti che dovevano mettere l'acqua dal 1980 doveva arrivare alla conca. Quello è tutto miglioramento fondiario. Ma dove è stato questo miglioramento fondiario? Gli agricoltori ogni 6 mesi devono fare l'analisi dell'acqua, ognuno c'è un pozzo, porta un sacco di spese. Io a quell'epoca dissi al consorzio, al presidente e al compagno, disse, ricordatevi una cosa, il servizio lo dovete dare ai cittadini, e per dare il servizio che cosa è? L'acqua è facile, noi abbiamo
pozzo, c'è la presa 7 vicino a della stella, si chiama presa 7, fare un pozzo ogni tanto, aderire l'acqua e tutti gli agricoltori ne dovranno beneficiare, perché ogni pozzo sono soldi che pagano ogni anno, a chi dobbiamo pagare? Il consorzio bonifica con i soldi, ma veramente. Poi i piani dei terreni, questi piani dei terreni, il comune, l'assessore all'agricoltura doveva andare terreno per vedere e vedere che cos'è il terreno di prima, di seconda e di terza, perché noi paghiamo l'IMU ai terreni che non valgono una circa a Palagiano, di prima categoria, e questo lo sa, le strade di Palagiano fanno schifo e paghiamo l'IMU, ha detto Renzi, per quest'anno pagato, poi fino a giugno poi si vedrà se rimane il governo lì. Sono cari, comunque penso che qualcosa ho dato. Vi ringrazio. Vincenzo, gigante. Buonasera a tutti. Dunque, il problema dell'alluvione, io sono sempre in guardia, dico io e tanti come me, che perdo la produzione. C'ho un ettaro di terreno vicino a Fiumolato, cioè verso il Salsiccio, e so che ogni anno si allaga. Io sono più duro di loro, ogni anno la coltivata, semina in un raccolto, però faccio ortaggio, c'ho tutto l'ortaggio. Adesso sto tagliando le cannicelle, come devo dire in dialetto, e sta già corriendo di dietro. Perché non chiudete la porta dell'argine sopra? Chiudete le porte, l'acqua deve essere condizionata o passata di là. Con l'Italia non l'Italia, secondo me. Se tu la porta ce l'ha aperta, che mi stai volendo con i baffi? Grazie. Buonasera, sono Gerardo Teutonico, di sicuro parecchi mi conoscono perché non perdo mai questa occasione appunto delle assemblee, i dibattiti organizzati dal Tavolo Verde, perché soprattutto io ho un pensiero che cozza con tutti i discorsi che sono stati fatti fino adesso. Probabilmente, in altre occasioni l'ho già detto, sono sempre la noce che fa rumore. Mi piace mettere sempre quel granello di sabbia nel cinematismo per vedere poi il cinematismo come funziona. Non me ne volete, non me ne vuole nemmeno il vice sindaco, perché io penso, a me e anche alla stragrande maggioranza dei cittadini che sono qui presenti, non serviva quella parola, Palagiano vive di agricoltura, per cui il consorzio, l'agricoltore, bla bla. Io mi aspettavo dal vice sindaco invece un qualcosa di costruttivo, cioè voglio dire, mi meraviglio che il vice sindaco non prenda iniziativa su questo discorso e porta in consiglio comunale, un consiglio comunale dove si discute solo e solamente di questo problema e si arriva all'approvazione di un ordine del giorno da inviare alla Regione Puglia. Beh, allora a questo punto mi sentirei, non dico protetto, ma diciamo sentirei la politica di Palagiano, gli amministratori di Palagiano a fianco degli agricoltori, e invece si ascolta sempre solamente quel pensiero di solidarietà e basta. Non funziona così, non si va avanti. Allora, io non sono, ecco, come diceva anche l'avvocato, non voglio essere l'evasore, assolutamente, né tampoco voglio essere colui il quale è contro l'istituzione del consorzio. Io sono contro
guardate bene, i consorzi sono stati inventati quando Gesù camminava a piedi. Oggi viva Dio, ci sono i supersonici, ci sa il TAP, la TAP che si arriva in 3 ore e mezzo, si fa Bari Napoli, Bari Roma. E allora dico, il mondo è cambiato, e se il mondo è cambiato noi non possiamo ancora stare dietro a questi carrozzoni fatti solamente per sistemare politici trombati. Della parola, perché quando sento che la regione toscana ha fatto una riforma, beh, allora mi domando cosa aspettiamo a copiare se non siamo capaci di spremere le nostre meningi e farci venire fuori le idee. E viva Dio, allora, visto che c'è già una regione che l'ha fatto una riforma, andiamo a copiare, andiamo a copiare la regione toscana, come diceva il presidente Ricci. È quella regione che ha fatto la riforma e dove parlano tutti quanti. E viva Dio, oggi come oggi, quando parliamo di canali, di manutenzione, di pulizia, non è solo il canale che risolve o non risolve il problema di quel cittadino che ha il terreno vicino o non vicino. Probabilmente se ci sforziamo un pochettino cominciamo a capire che fare manutenzione dei canali significa fare manutenzione al territorio, significa proteggere il territorio, e quando significa proteggere il territorio significa proteggere tutta la popolazione e non solamente a quel povero Cristo che guarda caso è capitato il terreno nel perimetro del piano di classifica. Ma cioè, stiamo all'assurdo. Cioè, voi pensate che io faccio l'esempio di Palagiano perché conosco Palagiano. Allora il canale Lama di Vite e il canale Marziotta, in questo benedetto canale chi sbrodola? Mottola, Palagiano, Massafra. Che cosa ci fa finire in questi canali? Tutti i liquami dei depuratori della fogna di questi comuni. Beh, allora mi dovete spiegare perché la manutenzione di questi canali deve ricadere solamente su quel povero Cristo che ha il terreno in quel perimetro? È un servizio per tutta la comunità. Allora è giusto che lo pagano tutti. E io la lancio questa proposta, questa idea, un'altra volta l'ho lanciata così, probabilmente non è stata recepita. Io parlo di riformare il consorzio, eliminare questo carrozzone, e siccome abbiamo una società per azione denominata AQP, che è leader, ha il know-how della gestione delle acque, acque potabili e acque rette. Basterebbe dare l'incarico a questa società, probabilmente andremo a pagare qualche centesimo in più sulla bolletta che arriva dell'acqua e della fogna, e avremo di sicuro un servizio migliore. Grazie. Ringraziamo anche un altro intervento, una breve replica. Grazie per l'intervento, sono Gerardo, posso chiamare Gerardo? Per avermi tirato in causa. Io sto qua non per solidarietà, sono convinto e sono sicuro che gli agricoltori di Palagiano, di Palagianello, ma tutti gli agricoltori, non hanno bisogno di solidarietà, sono gente, siamo persone intelligenti, laboriose, attive, stasera lo state dimostrando. Io da poco ricopro l'incarico, un esterno, un tecnico esterno alla compagine amministrativa, e se sono venuto qui stasera e anche l'altra sera ho accettato l'invito di intervenire e presenziare, è innanzitutto per ascoltare, perché i problemi bisogna portarli sul tavolo, in questo caso sul tavolo della mia amministrazione di cui faccio parte,
ma bisogna innanzitutto avere la consapevolezza dei problemi di tutti quanti, in modo che sul tavolo arrivino notizie, date certe, di dare risposte. Io sono sicuro che le stesse osservazioni sono state fatte negli anni precedenti, alle amministrazioni precedenti, sono certo, sono sicuro che le avete anche fatte. Se sono rimaste inascoltate, io onestamente non ne ho responsabilità, però vi assicuro che non faccio promesse, non sono abituato, non sono un politico. Ma mi propongo, e lo faccio qui pubblicamente, di portare i problemi degli agricoltori del tavolo verde, problemi esposti stasera, a me già noti questi, ma anche quelli dell'altra sera, in piazza, sul tavolo dei lavori del Consiglio Comunale. Me lo propongo, non vi faccio promesse, ma sicuramente il problema sarà sollevato. Va bene, grazie. Che in sostanza dice prima vedere cammello e poi pagare moneta.
né voi, anzi noi, perché anche io ho avuto, anzi ultimamente ho avuto la seconda cartella, il secondo avviso comunale con lo sconto, perché in un primo momento mi hanno chiesto 190 euro a ettaro, adesso mi hanno fatto lo sconto, me ne chiedo circa 41, vorrei capire in base a che cosa. Abbiamo aperto una trattativa privata, vogliamo andare a trattativa privata, allora mi incazzo un po' di più. Mi fa la no, però adesso se loro mi autorizzano a chiedere lo sconto, mi incazzano un altro po', magari mi fanno pagare 12 euro a ettaro. E andiamo al supermercato. Allora, l'articolo 2 del loro statuto, che risale al 1980, parla anche di tutela del territorio che voi pagate. Io di tutela del territorio vorrei chiedere qualche lume ai proprietari dei terreni che stanno tra Palagiano e Massafra, alle spalle dell'Itas Mongelli, che puntualmente, quando fanno luce di pioggia, si allagano e diventano una valle. A meno che non ci vogliate allevare le trotte, penso che non possiate farci altro. In più direi che, sempre citando i dati forniti, è bene che voi la sappiate, è bene che voi, perciò vi dico questa cosa, perché magari non tutti l'hanno detto, no, è l'ultima cosa, è bene che voi sappiate che pagate con i soldi vostri, perché la regione ci dà al consorzio di bonifica da anni 2 milioni di euro, quest'anno l'assessore Nardoni ha girato 1 milione e 600 mila, ma con la promessa di darne altrettanto, penso che l'abbiamo dato. Voi pagate per avere 62 unità stipendiate, sono tutti dirigenti, impiegati, dirigenti assunti con un contratto, e molti di questi fanno causa perché vengono utilizzati per delle mansioni più alte rispetto al loro grado e le vincono, aumentando la situazione debitoria. Per fare quei pochi lavori di manutenzione che noi dovremmo essere costretti, magari piacevolmente, a pagare, assumo degli stagionali per 70 giornate all'anno, 28 stagionali, sono 62 impiegati e 28 operai. Come cavolo li vogliamo mantenere questi canali con 28 operai stagionali assunti 70 giornate all'anno? E noi dovremmo pagare per questi amministratori deficitari che riescono ad affossare anche un ente in buona salute, perché quando l'hanno ereditato con la legge del 1933, che c'era una bonifica, cioè voi a Massara state pagando in città, state pagando la bonifica che fu fatta nel 1933, c'era ancora Mussolini più o meno. Sempre quella la legge, lo scopo istitutivo è quello, ho finito. Quindi dico, per quanto tempo ancora vogliamo fare i servi della gleba? Volete bene che le sappiate queste cose, per cui partecipate sempre numerosi, ascoltate quello che Paolo e gli altri di Tavola Verde vi dicono, e se avete dubbi chiedete, protestate, battete i piedi, grazie. Stringiamo i tempi, passo la parola al consigliere Giuseppe Turco. Io devo fare soltanto una... No, a Paolo, avete ritrovato. Vabbè, a Paolo Rubino, che è la memoria storica di questa storia. Noi poniamo
3-4 problemi e proposte. Il presidente della giunta regionale e al commissario. La prima è bloccare, annullare le bolle per tutte le regioni che non hanno. Perché non vorremmo che si determinasse una rottura tra popolo e governo. E con la conseguenza che alla fine spenderemo altri soldi nostri e in tribunale per aiutare a tutti. Allora, prima questa è la questione che noi poniamo. La seconda, io ho sentito, letto, seguito qualche soluzione, non soluzione. È inutile girare dito. La strada è più. Bisogna dichiarare il dissesto del consorzio di comuni. Perché io sono allarmato dalla dichiarazione che ha fatto Amati. Mi ha detto le cose che non mi convincono e mi preoccupano. La prima dice, mettetevi in testa quel condono, che non ci sarà nessun condono da parte della regione. I soldi che vi abbiamo anticipato li dovete dare indietro. E aggiunge, lasciamo fallire il consorzio, prendiamo uomini e mezzi e portiamo alla CUP. La Gazzetta, il giorno in cui faceva, dava questa notizia, una pagina prima, dava un'altra notizia, che il presidente della giunta regionale si era incontrato con il capo dell'Albania. Una multinazionale, noi abbiamo l'acqua e voi avete la competenza. Questo è un allarme pericoloso, perché purtroppo, perché questo problema oltre a non risolvere, anzi aggrava, perché il punto è chi paga il debito. Col dissesto noi invece è lo Stato. E il commissario stanco, anche se stanco, come qualcuno dice, però per iscritto l'hanno fatto, disse, cari signori, per risolvere questo problema bisogna dichiarare di sé, non ci sono altre strade, il consorzio non ce la fa. Ora io so, sento subito le voci che dirà, i soldi non li prendiamo, soprattutto qualche nordista, qualche amico di nordista. E io dico, a chi fa questa obiezione, il governo ha utilizzato 3 miliardi e mezzo di euro del mezzogiorno per pagare la falsa riforma del lavoro. Questo è un problema sempre, il mezzogiorno. Perché è un problema serio? Perché tutti i dati e tutti gli studi a livello mondiale dicono che il mezzogiorno, tra le altre cose, c'è un problema di acqua che rispetto al Nord Italia e di meno, non abbiamo l'altro bisogno. Il 7 e l'8 il presidente della giunta a Pescara si incontra con tutti il governatore del mezzogiorno. Questo è un problema da porre, perché attenzione, non è solo il nostro, la questione d'acqua dalla Sicilia a Salento. Allora prendiamolo e sciogliamo un altro nodo, facciamo capire perché i soldi della comunità non riusciamo a spendere. Dovete in tempo, nessuno l'ha detto che da oggi, tutti dicono non riusciamo a spendere, siamo per perdere i soldi, ma dov'è l'equipo? Io ho individuato, si chiama clientelismo, non scelte strategiche, per cui devi andare sempre a via, perdi tempo, perdi soldi, e il problema. Allora, andiamo insieme e facciamo questa proposta, utilizzate i fondi, oppure c'è un'altra strada. Quelli che diciamo essere amici e che hanno fatto il debito, dite a quegli amici, cari miei, voi l'avete fatto il debito, pagatelo. O lo Stato o le organizzazioni hanno diretto. Ma non posso essere motivato, Amato deve dire questo. Poi c'è un problema di democrazia.
io sto armato. Dalla logica dell'uomo solo al comando. Perché i consorzi, anche se sono stati fatti molto tempo fa, evidentemente quelli governanti avevano una vista molto più lunga di quello di oggi. Perché quelli di oggi non hanno né passato né futuro. Quelli governanti avevano una memoria storica e guardano tutto. E capirono una cosa, che la democrazia non è soltanto, non si riduce solo al consiglio comunale, provinciale, al Parlamento, la partecipazione. Il consorzio è uno strumento democratico di autogoverno dei coltivatori. Il punto qual è? Che noi dobbiamo avere il coraggio di cacciare i delinquenti e gli incapaci, i ladri, dovunque stanno, che sono stati comuni, la provincia, la regione, il Parlamento, gli incapaci, e avere il coraggio di mettere giù. Non possiamo fare cooperazione con il quale, non volendo buttare l'acqua sporca, non volendo cambiare davvero, non trova di meglio che uccidere il bambino. È facile vedere l'acqua sporca. E questo è un pezzo che si può fare. E ci siamo scordati che cosa? C'è una letteratura sulle coppie, o no? Michele, come già dicendo, la sera cos'è? E ci siamo scordati. Ma soprattutto, al di là di questo, c'è un problema di competenze, di conoscenza del territorio che i coltivatori hanno. Allora, di qui la proposta che facciamo: bloccare, cancellare, annullare le bollette, dichiarare il dissesto e fare un'altra cosa, la riforma del consorzio. Sono 10 anni che noi non abbiamo più organismi democratici. Facciamo una riforma eleggiamo e non con le organizzazioni, lasciando gli agricoltori la loro responsabilità di eleggersi uomini e donne, coltivatrici o coltivatori, capaci, loro. E quindi rinnoviamo la classe dirigente, facciamo un'altra operazione. Io non vi voglio tediare, però ieri tutta la giornata l'ho passata, pregato mio figlio perché io sono un buzzolo contadino, non so usare, di tirarmi fuori da internet tutto il materiale sull'acqua. E questo spiega perché, che può sembrare che noi siamo fissati. Nell'ultimo incontro che hanno fatto a Davos, i capi di Stato hanno capito che l'acqua è il problema sul quale a livello planetario se dobbiamo, sarà il problema primo. E l'agricoltura, sull'1% dell'acqua che il pezzo umano che si riesce, l'acqua del pianeta, 1% del pezzo umano. Dentro questo 1%, per esempio, il 97% dell'agricoltura utilizza. Cioè capiamo che rapporto c'è tra l'agricoltura e l'acqua e tra l'agricoltura, l'alimentazione e l'uomo e l'umanità e le inondazioni e le emigrazioni. Quindi è una questione questa di dimensione planetaria infinita, di qui il problema. Allora è possibile ancora avere l'impianto dell'800 come quello che abbiamo noi? Se rinnoviamo, se azzeriamo i debiti, rinnoviamo la massa recente, facciamo un piano a livello nazionale, esistono esperti in materia che lavorano gratuitamente, incredibilmente, a disposizione dei consorzi, utilizziamo anche le forze del consorzio, le dite per fare che cosa? Un progetto che ci faccia prendere l'acqua come si prende a casa. Non è possibile ancora nel 2000, nel 21 secolo, prendere l'acqua a cielo aperto. 40%, 50% dell'acqua si butta, questo devo fare. E non è facile, non sarà facile perché attenzione, dietro quella disfunzione non è che tutti ci rimettiamo, c'è chi ci guadagniamo e dobbiamo fare un'altra cosa. Michele Cristello, un tempo fa, scrisse un articolo sul Corriere del Giorno, perché l'ho portato in giro per la lama di Castellaneta, si camminava sull'acqua, sorgenti d'acqua dappertutto, che fanno danni all'agricoltura. Potrebbero essere utilizzati e noi li lasciamo buttare. Noi siamo andati la mattina con dei funzionari, siamo andati a vedere quanti fiumi di acqua vanno a mare. Allora, recuperiamola, facciamo una condotta moderna, mettiamo una nuova classe di gente e vedrete che i costi
macchine burocratiche, anziché spandersi su 21.000 ettari, va come un proiettile su un gruppo ristrettissimo di aziende che pagano 450. Aspetta, la volevo dire tra me. Allora, se bandiamo l'acqua in modo che tutti lo utilizzino, noi facciamo. Chi dite agli agricoltori quanto spendono per l'energia elettrica e per i pozzi? Sono somme non più possibili. Con un acquedotto che funziona, noi potremmo avere l'acqua a 4 soldi. Perché la stessa spesa si spargerebbe su 21.000 ettari. E qui daremo un servizio. Questo è ciò che bisogna fare. Sapendo di mettersi contro con alcuni che invece fino a ieri sono stati amici nostri. Allora, questa è la questione che noi poniamo. E allora, l'ultimo problema che io pongo al consigliere, cioè che ringrazio e lo voglio dire pubblicamente, non siamo abituati a fare le moino, e lui ha capito il problema del consorzio e poi c'è da combattere. Io ieri mattina, e per avere il suo numero, dicevo, guarda, lo chiamo dei carabinieri di Manduria. Sono usciti dai carabinieri da bere. Noi dobbiamo discutere il 7, tu ci devi procurare un incontro con Michele Emiliano, subito, prima del 7, perché? Poi c'è stato il signor Franco Severano, e questo torna sul tributo. Io ne approfitto per la presenza dell'Anna, forse lo per fare una dichiarazione che sono impegnati dei gravi. Da noi, per quello che c'è come banditismo amministrativo, la mafia capitale di Roma impallidisce. Che cosa? Ve lo racconto. Il fiume Lacco, lì sono stati spesi sul fiume 10 milioni di euro. C'è stato chi ha denunciato. Ci sono stati presi tutti i documenti, i lavori che stanno facendo adesso sono stati già pagati in quel progetto. Per cui il danno è doppio, perché in quel progetto, caro Franco, quel tratto, e anche la parte nord, era previsto il tappetino inglese nei fianchi, la pulitura del fiume, 10 milioni di euro. Hanno rubato. Rubato. Scrivete così poi al giudice gli risponderò. E oggi qual è la cosa peggiore? Quali sono i lavori più urgenti da fare in quella lama? I lavori del fiume o gli argini a monte per impedire l'acqua della valle? E noi ci permettiamo di spendere un altro 1 milione di euro circa per dare soltanto in carica a qualche amico tecnico o a qualche impresa amica. 480.000 per il tratto dal ponte fino al conservificio e 500 dalla ferrovia in su, nella gravina profonda 50-100 metri. Capite il dissesto? Capite perché questo paese è indebitato? Perché anziché fare opere utili, e io ti dico perché ti ho pregato di parlare dopo di me, di venire con noi lì, perché noi abbiamo chiamato i tecnici in funzione della regione, abbiamo detto venite a vedere, è possibile pagare opere non fatte per 1 milione di euro? Sono venuti e essendo legati al sistema protezione civile Aquila, protezione civile Aquila, sapete no? Che cos'è? Tutto che? Poi è arrivata là e si è portato tutto. Manco collaudati! E tu, suope, manco collaudati, su cui hai speso già milioni, vai a spendere altri 480.000 euro per fare che cosa? Nulla! Perché non hanno bisogno di questo, non bisogno che quando piove l'acqua vada nel fiume. È a male. Qui siamo, ecco perché dico, la mafia capitale, qui, diventa da accusare per impallidisce. Allora, finisco.
finisco dicendo, caro, una cosa, a te due cose, devi venire con noi lì, dove stanno chiedendo alla gente un tributo di pagamento, ci hanno distrutto il piaturiveto, la vite, a Vincenzo il pomodoro, 3-4 volte, hanno distrutto, chiedo i soldi, poi a casa, arriva la bolletta della luce, cose assurde, devi venire lì, devi comprarci un conto con Emiliano, perché noi vogliamo essere amici con l'istruzione, con tutti. E ci piace andare a discutere, fare proposte, come abbiamo fatto nel sul bianco, dove andiamo lì, contiamo il prefetto alle 12:30, perché vogliamo avere rapporti possibili. Però sia chiaro che se qualcuno pensa che il tavolo verde non è in grado di organizzare come ha fatto altre organizzazioni, migliaia di roba, i motori sono immobili. Così come abbiamo fatto nel 2004, che da metà pondo con i trattori andavamo da metà pondo fin sotto la presenza della giunta regionale. E non c'è un fatto personale, neppure c'era un problema di giustizia e di rappresentanza degli interessi dell'agricoltore. Noi siamo pronti a farlo anche adesso. Ci dispiace perché noi vorremmo invece trovare accoglienza, anche perché abbiamo visto che il presidente durante la campagna elettorale disse che la questione del consorzio era la prima, la priorità, era una delle prime. Benissimo, mo ci siamo, mo Emiliano deve dimostrare che alle parole seguono i fatti. Grazie. Allora, nella passata la parola al consigliere Giuseppe Turco. Aspettate, per favore, cioè, viene, io vi do una notizia per accendere la speranza in voi e per caricare di responsabilità il consigliere Zucchi. Quando fu eletto sindaco, noi al Corriere del Giorno facevo un commento. Ma non è che questo Peppe Lo Turco, lo vogliamo fare così, ha espugnato un feudo clientelare di una famiglia del suo paese, di Torino, lo ha espugnato, è diventato lui sindaco, poi insomma adesso è anche consigliere regionale, quindi vuol dire che noi abbiamo un uomo in grado di, questa è la responsabilità che ti carichiamo e questa è la speranza che noi abbiamo acceso in questa assemblea. Ho 56 anni, a 30 anni, quando facevo il grillino,
qualcuno mi diceva appiano un po' e cerca di programmare, e adesso sono diventato più razionale, molto più cattivo nei confronti di chi cerca di rubare, perché forse voi non avete mai capito quanto carburante mi hanno fregato, perché voi forse in 20 anni, eccetto questa volta, perché ho tirato una sedia in testa in audizione prendendo metà l'assessore, una brava persona, e metà i due dirigenti, cercando di fargli capire che poi Taranto non è una provincia autonoma, fa parte del contesto nazionale, fa parte della regione, fa parte anche dello Stato italiano. Quindi per la prima volta con una sedia in testa, metaforicamente parlando, visto che sono i carabinieri che devono relazionare domani al prefetto, che tanto mi conosce, hanno capito che questa volta per la ratura, la zappatura, la preparazione del terreno, anche Tarantino, avevano bisogno del 50% di approvvigionamento, ok? Naturalmente prima ce l'abbiamo solo fortuna, perché il trucco era la preparazione del terreno, è importante, l'irrigazione. E siccome il male originale nostro è quello di non avere un diffuso sistema di condotte idriche, qualche chilometro non ce l'avete, nel provincia di Taranto, nel settore orientale, l'Arneo non esiste. E vengo al problema acqua, cercherò di sintetizzare perché avete messo tanto di quelle problematiche a cuoce che sono nella programmazione poi di Emiliano e che noi abbiamo fatto presente insieme a Michele Mazzarrano, che si scusa di non essere presente perché ci siamo divisi il compito, qui sta la Camera di Comando a Confindustria, sono venuto qui perché lui è più giovane, solo per quello. E allora cosa succede? Nella programmazione c'è il piano delle acque. Il piano delle acque significa che non dovremo più mandare nelle acque, nei corpi idrici, nemmeno l'acqua minerale. Cosa ti comporta? Obbligare i futuri consorzi a creare quelle condotte necessarie per riutilizzare l'acqua, perché altrimenti l'acqua non la fai con il salatore come hanno fatto l'Arneo, spendendo miliardi, quindi è disastri nel territorio di Manduria. E quindi è un problema importante, se lo vedete Emiliano, se manterrà le promesse al programmato, quello che è la risoluzione del problema idrico col piano acque, quindi portando tutte le acque dei depuratori ad essere riutilizzate. Fermo restando che noi a Manduria siamo incasinati perché purtroppo l'Arneo non ha nemmeno un litro di portata da poter portare alle campagne perché non ha mai costruito una condotta. Ma veniamo dunque e veniamo alle forme di lotta, secondo me, che bisogna apportare al di là delle buone parole, perché bisogna risolvere il problema. Naturalmente Emiliano è così impegnato in tanti tavoli che io non lo vedo, né ti posso promettere, ma ti posso promettere io dalla mattina alla sera, così come abbiamo fatto il primo giorno, quando abbiamo detto noi votiamo per l'ultima volta l'anticipazione di cassa di 5 milioni a questi che non sono politicizzati, dove non ci sono i nostri figli, ma è per l'ultima volta, dopodiché si cambia la legge regionale, perché questo è, voglio dire, è garantito dalla Costituzione. Cioè, noi non siamo costituzionalisti, non abbiamo la possibilità di cambiare la Costituzione, no? Quindi abbiamo un altro escamotaggio, quello di legiferare, perché siamo nelle capacità, nelle condizioni mentali di poter cambiare la legge, quantomeno di tamponarli. Questo è quanto. Per quanto riguarda l'eventuale default di Sesto, chi è commercialista, chi è avvocato, sa benissimo che ricadrebbe sempre su di noi, ancora peggio perché non avreste diritto al contore. Sto cercando di sintetizzare perché altrimenti dovremmo fare poi una discussione tra avvocati, magistrati, contabili e quant'altro. Abbiamo però la fortuna, io da quando mi sono insediato ho avuto diversi problemi che sono ricaduti un po' in maniera generale sui consorzi, altri sul nostro deputatore, poi c'è la sanità e poi ancora un grosso progetto di 34 miliardi di lire che sto portando nel mio territorio, quindi anche se morissi questa sera il progetto ormai è cartellizzato perché va solo messo a mano. Se ti impegni qualcosa la produce. Allora noi abbiamo detto Emiliano ai consiglieri tutti, cercando di portare una novità in questo nuovo consiglio Paolo, prima di tutto un rapporto umano tra consiglieri, abbiamo detto quando c'è un grosso problema spogliamoci, lo vedete che non ci attacchiamo, non perché abbiamo interesse, ma perché abbiamo capito che sui grossi problemi bisogna fare un fronte comune. Per la prima volta in consiglio regionale 50 consiglieri si spogliano della loro appartenenza e fanno un gioco di squadra, 50, non esistendo maggioranza e minoranza nella misura in cui c'è un problema comune, e questo è un problema comune che va dalle Cese fino al Varese, il centro di Foggiano è l'unico consorzio attivo, dove la gente paga il tributo perché naturalmente ha la garanzia di avere un servizio. Noi sono ormai, è inutile ricordarci chi è del periodo fascista, sono nati nel 1933 e avevano un senso. Poi ricordiamoci anche i geologi che hanno creato un disastro ambientale, quello del prosciugamento delle paludi, dei due terzi delle paludi, perché poi ha sacrificato la zona e quant'altro, ma questo a noi non compete. Compete il fatto
fatto che la norma prevede che se non hai un ritorno fattivo non puoi pagare il tributo, perché questo è un consorzio dal punto di vista della legittimazione del consorzio, non è una legge dello Stato che prevede che le forze dell'ordine devono essere capillarmente presenti su tutto il territorio, ma sempre c'è la banca l'altra che non pago il tributo, non pago la tassa, non è così. Qui comunque è sottoscritto da soci a rappresentanza dei comuni che hanno fatto quella grossa stronzata di firmare quello che avete detto voi. Perché non a caso poi i sindaci spariscono sempre, eccetto quello di Valangiano che è impegnato per un collega, che è rappresentato degnamente dal vice sindaco, che non può assumersi responsabilità politiche perché è un esterno. Quindi non può programmare, non può risolvere solo le problematiche. Io che cosa ho fatto quest'estate? Stando a casa, guardando almeno un giorno al mare, ho pensato di parlare con avvocati, magistrati, chiedendo consigli a lui, non per processi che non chiederei mai, nel senso che mi sono istruito. Abbiamo preso tutto quello che voi avete detto, l'abbiamo messo su carta, ho fatto uno schema di delibera e naturalmente io non sono il principe del foro di Taranto per mandarlo e creare ingerenze a Palagiano. Io vivo a Taranto, rappresento 4 milioni di persone pugliesi, ma comunque legittimamente devo verificare quello che succedeva nel mio territorio, là non è. Cosa che avrebbero potuto fare anche qui per il TAR, per superare il TAR. Che cosa ho fatto? Ho fatto uno schema di delibera, l'ho inviata a 47 comuni ancorché io non riesca a mandare le mail, ho imparato a mandare le mail, ho detto ai sindaci di deliberare di mandare per competenza a un anziano signore quanto mio padre che dovrebbe gestire almeno, ha 90 anni, che è molto mette a grossi problemi, e quindi l'abbiamo anche inviato a tutti i rappresentanti sindacali allegando, va bene, una protesta, un ricorso al garante per la Puglia, per il consumatore della Puglia. Questo è un momento importantissimo, Paolo, sembra uno scherzo. Il garante non l'ho inventato io, nemmeno l'arma dei carabinieri, nemmeno la Guardia di Finanza, no, è legittimato dallo Stato. Va bene, con una legge dello Stato, perché viene legittimato? Perché se un signore deve portare avanti un processo, un procedimento innanzi alla commissione tributaria, una lettera le costerà 300 euro, no? Per presentarla, in quella maniera basta nemmeno un fax perché non risolve il problema e comunque hai la garanzia di avere un garante che ti dica, così come ha fatto, per chiudere il piego il passaggio, riesco a leggervi passaggio per passaggio, così, quindi inviare 47 libere approvate, chi ha approvato, chi non ha approvato si assume la propria responsabilità. Adesso abbiamo i primi effetti di questo passaggio, no? Lungo 3 mesi, e per evitare che io potessi sbagliare mi sono fatto affiancare, ho detto da avvocati, e allora richiesta notizia parte del garante, vedete che ho imparato cosa ha fatto il consiglio regionale, ha fatto fare cose che non avrei mai fatto. Allora, il garante gli dice, naturalmente il garante non dice più niente, allora la contribuente dichiara in oggetto, questa è la conseguenza di quello che è stato il ricorso, in oggetto riferisce di non aver avuto, il consorzio chiede il pagamento del tributo e ti dice il garante con estrema urgenza, richiedo documentazione per verificare quello che è accaduto. Che cosa non c'è? L'Arme adesso produrrà zero perché non ha fornito nessun tipo di attività, la signora si trincerà dietro questo giudizio e noi consiglieri regionali supportati da questo elemento di prova, da questo giudizio sancito dalla legge, noi diremo adesso al Consiglio, adesso basta, si rinnova e si rifà la legge regionale a poco per i consorzi. Questo purtroppo come legislatore della Regione Puglia devo fare per non in generale, adesso spero, le aspirazioni che cosa? Cioè andare a protestare muro contro muro e facciamoli fallire, facciamo questo, lo farebbe altro. Io purtroppo per i contadini avevo prospettato l'inizio di una legislatura molto più serena. Ma in audizione con l'assessore Leo, ed è una persona squisita di gioia, purtroppo a modo mio ho perso le staffe, sono tornato indietro di 30 anni e quindi è successo quello che è successo, per fortuna non è uscito fuori da quelle 4 mura. Perché stavo picchiando due responsabili del servizio che io ritenevo adesso danneggiato, picchiando letteralmente, perché chi mi conosce sa che io a quello quando gli devo difendere qualcuno e quindi.
Bonfiglietti e Bagliardini e Torchia, perché vi curavo le cose, ormai quando scrivete questi atti riuscite sempre a farvi legare a Varese e Foggiani, e Tarantino non riescono mai ad accedere. E allora dicevo, sono ignoranti i periti agrari tarantini, le scienze non Varese, oppure c'è qualcosa che nei tuoi occhi non mi piace. E ho un suo sorriso, mi scattò la bomba e mi salta la rossa. Dopodiché è successo il fatto del carburante, e non si sono permessi di non darlo a Tarantino, ma di darlo anche a Nero a Tarantino, soprattutto eliminando l'indicazione, ok? Il dramma maggiore vostro sono le vostre rappresentanze sindacali. Perché il problema rispondo a nessuno se non ai miei pazienti, va bene? E non posso rispondere al corpo elettorale perché per legge devo rispondere a 4 milioni di pugliesi. Non ho interesse, ho scritto su Facebook, qualora mi vedeste un po' allividito venite a casa per mettermi a calci per sedere. Allora, il problema è che tutto quello che viene prodotto in agricoltura, anche per quanto riguarda i fondi, c'è l'associazione di vinicola, dove fanno parte i vostri rappresentanti, chissà perché voi non potrete mai averlo. E chissà perché quando si programma all'interno di quella commissione. Addirittura l'assessore molto probabilmente dopo le ore si è reso conto che deve tamponare, perché non è facile un sistema così complesso e incrostato farlo funzionare. E allora questa battaglia come inizia e come finisce? Inizia con tutte queste forme di proteste, inizia con la volontà da parte dei consiglieri, tutti, vi dico tutti e 50 consiglieri, di poter innovare, questa legge regionale, e ve lo prometto che si farà, perché altrimenti non ci sarà più la possibilità, perché non voteremo più per 5 milioni, no? Che cosa succede? Amari parla da esperto e dice, ma c'è un buco di 160 milioni, avete coperto i tanti buchi, recupererete altri, certamente sulle spalle dei contadini non si hanno più, perché lo capisco, non ce ne sono, ma voi che non lo capisca, io non sarei venuto qua stasera, non sono per chiedervi voti, qua la prossima campagna elettorale io non mi vedrai qua a chiederti voti, semmai a qualcuno che avete votato e che vi ha preso in giro per 10 anni, io non vengo in campagna elettorale, guarda caso, dico sempre dopo. Allora, se lei ha attenzione distorsata può anche scherzare, lei è bellissimo, io sono un po' strano, ma è successo quello che è successo, quindi può darsi che lei non creda, non è che mi faccia proprio il fatto che lei non creda, mi fa venire a ridere più di quello. Sapete che voi avete mantenuto per 70 anni senza volerlo, e che se qualcuno di voi avesse avuto l'infelicità di bloccare i campi saremmo morti tutti, e allora che facciamo a ridere? Dovete essere in testa, perché il mio reddito non viene dall'agricoltura. Io me ne vado a Torcella, ma non li penso. Ecco che emerge adesso la mia personalità vera. Io me ne vado a Torcella a 50 all'ora sperando che arrivi, perché per voi sto lontano da casa dalle 5, perché a quest'ora devo stare, quindi non ammetto che qualcuno possa dormire. Non posso dire a nessuno, perché stiamo parlando di un problema gravissimo. Se a lei piace vivere, so che lo faccia pure. Le sto dicendo però per evitare tutto quello che si sta evitando, per evitare che qualcuno di voi vada in galera col pullman a protestare senza sortire effetti. Siccome avete persone intelligentissime che vi stanno seguendo, anche avvocati gratuitamente, commercialisti, vi dico, cercate di stare attenti nelle manifestazioni, perché nelle manifestazioni qualcuno diventa violento, e cerchiamo di sentire quello che sono i rapporti istituzionali. Noi, per quanto riguarda noi consiglieri, cercheremo di cambiare totalmente questa legge, bloccando questi carrozzoni, ma ce ne sono un'altra carrozzone, c'è l'ANIF adesso che bisogna tamponare, quello che dovrebbe essere l'agenzia regionale per la tutela idrica e delle foreste, altri miliardi. Allora il problema è, noi vi daremo una mano nell'ambito comunque, no? Di quello che ci permette il livello istituzionale, non potendo forzare più di tanto.
non cambiare questa legge elettorale, questa legge regionale, perché vuol dire sopportare questi carrozzoni ormai è inutile. I 160 milioni che non avremo, perché il commissario ha detto no, non ve ne andremo. Beh, sono i cittadini esigibili. Evidentemente qualcuno piangerà su quei, chiederemo responsabilità, ma non possono ricadere assolutamente su contadini che non hanno, non solo non hanno l'economia per poter pagare, ma le cose sono tante, non hanno il dovere di pagare, perché comunque come prevede la norma, tu mi dai qualcosa che stai pagando qualcun altro, siamo un consorzio, non siamo garantiti dalla legge dello Stato. La legge dello Stato che lo pone, ma il consorzio dal punto di vista legislativo, dal punto di vista amministrativo, è tutt'altra cosa che non una legge dello Stato. Quindi se tu mi dai e mi garantisci, io ti pago, altrimenti non ti pago. Per quanto riguarda il rapporto con Emiliano, io non lo vedo da come siamo stati detti, perché capite quante problematiche ci sono, io non voglio difendere Emiliano, io non so fisicamente come faccio a sopportare quello che sta sopportando lui, perché immaginate che i tavoli che sono davanti a tanto sono decine, da paesello a lingua e quant'altro. Ma vuol dire parlare con l'assessore, parlare con il segretario Emiliano, fa la stessa cosa, è garanzia, noi parliamo con il segretario, è garanzia, parliamo con l'assessore, è garanzia. A lui ho dato il numero del segretario, non a caso, perché per risolvere un problema della vostra cittadinanza, cioè questo è fare lei a livello politico. Vi posso garantire che non c'è un consigliere che di fronte a queste situazioni abbia interesse. Questa volta, tra le tante cose che ha detto e ha ragione, devo dire che non so che non sono i controllati politici vanno a mettersi seduti, tutt'altra cosa, volesse Dio, sono nulla facendo, non c'è un politico là, perché fosse stato un politico, sai, di razza, preparato, non avrebbe fatto un disastro che e invece sono personaggi là che si trovano sicuramente con il sistema raccomandatizio e che hanno prodotto quello che hanno prodotto. Qualsiasi ragioniere dello Stato non avrebbe prodotto il disastro che ha prodotto. Per quanto mi riguarda vi darò una mano così come ho dato, ma se io quello che ho fatto lì qualcun altro l'avesse fatto qui a Occidente, ci saremmo trovati adesso con 100 paesi con una delibera che io non potevo mandare perché sarei stato tacciato di presuntuoso, non potevo mandare fuori dalla mia zona una delibera come dice Paolo. Però i miei comuni, i comuni del Brindisino, del Cese, fanno parte del compresso del Reale, hanno deliberato una rinvia. Di conseguenza c'è questo ricorso, ha chiesto, dopodiché noi, forti di quel responso, noi diremo che sono comuni perché comunque sia il responsabile, non dice Paolo, non dico io, non dice l'avvocato di parte, dice che fortunatamente.